Valentino dà fiducia a Dennis contro un Napoli che viene dalla goleada di Verona e la prima mezz'ora è tutta in marca partenopea. Mertens scatenato in mezzo per il tiro di Hamsik, bravo Sportiello sul primo palo a mettere in calcio d'angolo. La reazione dell'Atalanta con Dennis che innesca Raimondi sulla fascia destra, vola il terzino di Colantoni, il cross e arriva il tuffo di German Dennis al minuto 58, il primo gol in stagione. L'abbraccio al figliolo come da rituale per il primo gol di German Dennis in questo campionato, 1-0 per l'Atalanta. La reazione del Napoli ovviamente, la discesa, poi Callejon sbaglia una cosa incredibile, incredibile anche per il capocannoniere del campionato. Insiste ancora il Napoli nella finale, è entrato anche Insigne, il suo tiro va a sfiorare l'incrocio dei pali con Sportiello che si tuffa ma non ci arriva. Poi attenzione al fallo in mano di Cigarini, secondo giallo rosso per il centrocampista dell'Atalanta che va negli spogliatoi. Allora in superiorità numerica il Napoli alla fine trova prima il pareggio con Higuain al suo quarto gol stagionale, un gol simile a quello segnato alla Bilbao. Attenzione, ragionate, dice Benitez, siamo un uomo in più. Nel finale Stendardo commette fallo da calcio di rigore, va Higuain da dischetto, il suo tiro, la parata di Sportiello, finisce 1-1, splendida la partita comunque a Bergamo.